Massimo Vacchetto, capitano dell'Araldica Castagnole Lanze. Beh, un batti e ribatti fino a 7 pari, un 5 pari a riposo, una partita molto equilibrata. Poi nel finale un po' di difficoltà, hai ceduto un primo break 9-7, 10-8 fino all'11-9 finale per il tuo fratellino, che te la suonate oggi qui a casa tua. Quindi diciamo che condizioni molto particolari, penso che in una partita ufficiale avremmo chiesto la sospensione, ma parlo per entrambi perché era oggettivamente una condizione, diciamo, per la palla pugno abbastanza estrema. Parliamo del vento. Ma sì, cioè avevamo la battuta costantemente sugli 84-85, per cui siamo bravi, ma non abitualmente così. E poi diciamo che per il resto invece penso che siamo riusciti comunque a dare un bello spettacolo nonostante le condizioni, perché qualche scambio c'è stato e qualche bel pallone la gente l'ha visto. Per quanto riguarda il risultato, diciamo che sono contento per mio fratello, perché a prescindere, qua vai a casa con 50% di tristezza e 50% di gioia. L'abbiamo di nuovo un pochettino mal gestito, cioè, le ultime tre partite le abbiamo giocate su questo livello qua, quindi se sprechi tanto così, appunto, potevamo andare via nel primo tempo, potevamo andare subito via nel primo gioco del pro riposo, potevamo recuperare dopo, e con delle condizioni del genere diciamo che c'è un modo per impostare il gioco. Se fai tanti errori come abbiamo fatto, devi farti i complimenti per aver fatto 9 giochi, perché comunque siamo stati bravi, e poi è giusto che abbiamo perso. Forse penso che sui singoli colpi non abbiamo, forse abbiamo impostato bene, ma come finalizzazione del gioco 2. Adesso ad Ogliari, il prossimo fine settimana, c'è solo un risultato a tua disposizione, la vittoria, per rimanere in corso. Sì, andiamo su ad Ogliari, speriamo di giocare, di avere delle condizioni più favorevoli, di giocare una buona partita e poi di portarli alla bella. Paolo Vacchetto, capitano della Barbero Virtus Langhe. Alla fine Paolo Vacchetto, la sua squadra e anche un po' il vento hanno espugnato questo sferisterio di Castagnole delle Lanze, anche se il vento c'era per tutti oggi. Sì, c'erano condizioni di vento difficilissime, è un gioco molto sfalsato, non è stata una partita sicuramente normale. Si batteva tanto lungo, si faceva quel che si poteva dal ricaccio, verso la fine c'è stato qualche palleggio in più, e forse perché è calato un po', forse perché ci abbiamo messo un po' a prendere il colpo, ma giustificato appunto da queste condizioni di vento strane. È stata una buona partita, siamo stati bravi a essere concentrati dall'inizio alla fine, ci sono stati parecchi errori sia di qua che di là, ma dovuti, ripeto, alle condizioni difficili, alla tanta tensione che c'era in questa partita. E nonostante tutto, nonostante le condizioni brutte e tutte queste cose qua, credo sia rimasta una partita piacevole, almeno dal punto di vista tecnico, si è visto secondo me della buona qualità. E niente, per adesso abbiamo fatto niente, perché bisogna ancora arrivare a vincere almeno una partita nelle prossime due. Se riusciamo, naturalmente speriamo di finire il prossimo weekend, ma contro Max non si può mai dare nulla per scontato, perché non c'è nessuno che deve andare a dire che non ha vinto 5 campionati, per cui non c'è niente da dire. Abbiamo fatto soltanto metà e forse non basta ancora. Per cui ci prepariamo bene questa settimana, due allenamentoni e poi vedremo la prossima settimana cosa facciamo.